Eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Mod Vita Reale. Siamo sempre qua con Franklin e siamo sempre qua nel suo nuovo negozio di Grove Street, l'Albani Motorsport. Comunque, andiamo subito a vedere la macchina. C'è pure il meccanico e sta vedendo le ultime cose perché vogliamo essere sicuri di ciò che stiamo vendendo. Vogliamo essere affidabili ragazzi e il negozio deve avere una garanzia, va bene? Vogliamo comunque consegnare macchine che vanno bene, che non si spengono, che non danno problemi e non vogliamo essere imbroglioni, ecco, in poche parole vogliamo essere seri. Infatti cosa faremo? Prima di arrivare a Vinewood Hills ci faremo un giretto, un test, per vedere fino alla fine la macchina come si comporta, almeno siamo sicuri di ciò che stiamo consegnando, va bene? Meccanico, tutto a posto? Quell'asse che faceva rumore l'hai aggiustato? Va bene. Comunque ragazzi, eccola qui tutta splendente, lavata, luccicosa. E dobbiamo solo consegnarla, dai, non vedo l'ora. Che bomba. Vabbè, cerchiamo di non rovinarla subito. Comunque dai, andiamo a farci un giro ragazzi prima di arrivare a Vinewood Hills. Ok, gli interni, eccoli qui per chi voleva vederli. Ora tocca a noi, vai. Traffico permettendo, io ci provo ragazzi, voglio correre come se non ci fosse un domani, perché la macchina va testata bene. Vediamo se posso inserirmi. Direi proprio di no. Aspettiamo che questo camion passa e poi faccio una mega accelerata. 1, 2, 3. Ok. Inserimento tattico. Però dai, porca miseria, che traffico che c'è. Dai. Ora, ora. Eccoci. Quanto se ne va ragazzi sta macchina. Oh. Vai Franklin. Guardate appena schiaccio come si apre tutto. Consumerà sicuramente tanta benzina questa ragazzi. Ma tanta tanta tanta. Vabbè dai, direi che la macchina va bene, quindi la possiamo pure consegnare. Ok. Sì. Aspettate che facciamo una prova qui. Ma Franklin non lo sa fare bene ragazzi, però la macchina si alza. Sì, sì, ad alzare si alza. Ok dai, consegniamo la macchina al ragazzo che la vuole vedere sicuramente, è una settimana che aspetta quindi non facciamolo aspettare più.
Corriamo, Franklin. Che poi sto maledetto abita anche nelle parti di Franklin di Mod Vita da Gangster, quindi se la passa bene pure lui, eh. Se la passa molto bene. Per poco, ragazzi. Per poco non prendevo quella macchina, mamma mia, per pochissimo. Ah, perfetto, siamo arrivati. 700 metri. Non facciamoci vedere che facciamo ste cose, sennò quello lì non se la compra più la macchina. Un sorpassino tattico qua ci sta bene, quindi andiamo. Mamma mia, quanto corre, ragazzi. Quanto vorrei tenerla, però gli affari sono affari, quindi chi se ne frega, facciamo i soldi, ragazzi. Ok, siamo arrivati. E lui dovrebbe abitare in questa casa qui, ragazzi, dove c'è questo cancello. Tanto noi facciamo una cosa. La macchina, vabbè, la possiamo anche lasciare qui. Però mi parcheggio bene perché non voglio bloccare il traffico. Oh, benissimo, così va bene. E aspettiamolo, dai. Guardate quanto è contento, non vedeva l'ora. Uè, amico mio, comunque la macchina è tutta a posto. Mi raccomando, vai piano, che questa macchina qua è veloce. Mi raccomando, sii prudente, non correre. Fai il bravo ragazzo, mi raccomando. E una cosa sola. Questa macchina qui si alza, quindi stai attento quando parti all'inizio, va bene? Vai piano, leggero, ok? Se vuoi andare veloce, vai solo in autostrada, ma non in città. Comunque, dai, visto che ti ho reso felice, non mi dare 20.000, ma dammi $19.500, dai. Voglio farti un regalino anche io. Ok, i soldi sono stati aggiunti, $19.500. Ottimo, ragazzi, quindi noi ce ne possiamo pure andare, tanto comunque lui adesso sicuramente si farà un giro. Allora, intanto io imposto di nuovo la destinazione, ragazzi, e me ne vado al negozio, quindi da queste parti qui. Chiamiamo un taxi innanzitutto. Ah, eccolo. Allora, amico mio, portami a casa. Sì, Strawberry, vai, andiamo a Strawberry. Facciamo salta, ragazzi, che se ne frega di aspettare il tassista. Lo saltiamo. Ok, mi sono fatto lasciare qua, ragazzi, perché voglio fare due passi a piedi. Anche perché voglio ricordarmi il negozio dove sta, ok? Allora, dovrebbe stare da queste parti. Non vedo l'ora, vediamo come sta il meccanico innanzitutto. E chi sono questi, mo? Ma siamo al mio negozio? Sì, Albani Motorsport. E chi sono questi, mo? Degli acquirenti? Ma il meccanico dove stiamo? Buongiorno. Ma lei è qui per comprare una macchina? Perché? Perché sta qui? Ma succede qualcosa? Se deve comprare una macchina, possiamo andare dentro, nell'ufficio. Che ne pensa? Possiamo parlare in un modo più tranquillo. Qua c'è tanto traffico, non si capisce niente. Che ne pensi? Che ne pensa? Ma lei chi è? Ci conosciamo? Buongiorno, signor Clinton. La stavamo aspettando. Lo sa chi sono io? Sono davvero molto scortese. Mi presento. Sono l'imprenditore Osvaldo Madrazzo. Siamo qui perché abbiamo visto che lei da poco ha aperto questo negozio. Quindi supponiamo che lei ha bisogno di una protezione. È davvero triste sapere che questo negozio potrebbe accidentalmente prendere fuoco. Lei deve pagarci $500 al mese, così può stare tranquillo. Lo prendiamo per un sì, allora paga cose, non succede niente. Dai, mo pure la mafia qua vuole i soldi da me, sennò qua mi brucia il negozio, chissà cosa fa, ragazzi, ma mo quello che vuole da me. E poi chi è questo Martin Marrazzo? Ma chi è? Dai, non si può stare neanche più tranquilli qua. Cioè, mo io ogni mese devo pagargli
il pizzo a questi qua, se ho capito bene. Se no non sto tranquillo. Dai. Vabbè, come... Dobbiamo capire cosa fare, ragazzi. Io non lo so se avvisare la polizia. Questi sanno chi sono, sanno dove abito. Conoscono pure Mia, la ragazza di Franklin. Sanno tutto, ragazzi, questi. Non so veramente cosa fare. No, vabbè. Vabbè, stiamo a vedere come si evolve, ragazzi. Mo fatemi sapere pure voi nei commenti se vogliamo fare... Se vogliamo farli arrestare, se facciamo qualcosa. Per ora conviene pagare. Poi ci si pensa. Comunque dai, con questo è tutto e noi ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi!